Lo sviluppo del Mezzogiorno deve recuperare la sua dimensione nazionale, non costituendo una questione territoriale o dei meridionali, ma essendo una questione nazionale, anzi la prima e più importante delle questioni nazionali. Lo ha detto il senatore del Movimento 5 Stelle Franco Castiello nel corso della conferenza di fine anno, tornando anche sulla visita nel territorio protetto a sud della provincia di Salerno da parte della Premier Giuseppe Conte. Abbiamo già avuto il 29 di novembre la presenza del Presidente del Consiglio Conte, cui abbiamo presentato un manifesto del Mezzogiorno con 10 proposte essenziali, di cui 3 o 4 già realizzate, altre in via di prossima realizzazione. Inviteremo il Ministro Provenzano nelle prossime settimane, così che verrà nelle nostre zone e ci verrà a resocontare del piano strutturale straordinario decennale per il Mezzogiorno, dove l'attenzione strategica sarà posta proprio sulle infrastrutture. Tutti gli economisti di qualunque estrazione politica e di qualunque orientamento ideologico convergono nel dire che senza le infrastrutture, materiali o immateriali che siano, strade, autostrade, aeroporti, ferrovie, internet, edifici scolastici, edifici sanitari, strutture sanitarie e quant'altro, non si va da nessuna parte, non ci può essere sviluppo. Sono le infrastrutture che creano quei fattori di agglomerazione che consentono lo sviluppo economico, consentono l'occupazione. Il piano decennale straordinario del Ministro Provenzano si muove esattamente in questa direzione. Si muove nella direzione che noi abbiamo prospettato fermamente nel manifesto del Mezzogiorno che abbiamo consegnato nelle mani del Presidente Conte. Quello è stato un documento propositivo. Vogliamo adesso avere l'incontro sul territorio con il Ministro del Mezzogiorno affinché ci venga a dire quali di quelle proposte non ancora attuate potranno essere attuate, e noi continueremo a dare spunti, suggerimenti, preghiere, inviti affinché il Cilento, il Vallo di Diano, il nostro, le aree interne del Mezzogiorno vengano finalmente tenute nella dovuta considerazione e che l'attenzione dello Stato nazionale, dello Stato centrale, possa sopperire ad alcune non più tollerabili insensibilità e dimenticanze da parte della Regione Campania, che in questi anni purtroppo ha preferito i grandi centri urbani della Regione dimenticandosi delle aree interne.